Bene, buonasera. Vi ringrazio per l'invito. Mi fa molto piacere presentare questo libro che ho fatto nel 2014, presentato nel 2015. Mi fa piacere presentare questo libro, ma soprattutto mi fa piacere parlare di una realtà che è la realtà del vino in Ticino, che è una realtà, come parlavo prima con il signor Trebbi, di un vino di eroi, perché al di là di alcune tenute che sono più facilmente lavorabili meccanicamente, la gran parte del vino in Ticino è lavorato ancora a mano, proprio perché è un vino di montagna. Noi abbiamo circa l'80% di vino che è su in pendenza e un 20% di vino che è di vigneti che sono, diciamo, in piano. Io ho fatto questo libro, però da dove vengo? Che cosa sono? Sono un fotografo nato in Svizzera, sono nato a Lugano, ho vissuto a Lugano, ho fatto tutti i miei studi e mi sono poi trasferito a Vevey per fare la scuola di fotografia e in seguito a Milano. A Milano ho lavorato soprattutto nell'ambito dello still life, facendo delle fotografie molto tecniche, molto studiate, che erano molto lontane dalla realtà che ho fatto in seguito, e generalmente sempre però fotografia di studio. Questo è quello che ho fatto fino a un certo punto, quando il comune di Mendrisio mi ha chiesto di fare un libro sull'attività vinicola nel Ticino. Per me era una cosa totalmente nuova e mi ha subito molto interessato. Era una cosa totalmente che cambiava totalmente il mio lavoro. Uscivo da uno studio per andare sul terreno per lavorare in totale libertà, e mi hanno dato anche questo, che mi ha fatto molto piacere, una totale libertà nel lavoro. Cioè, io potevo fare più o meno tutto quello che volevo. E chiaramente non è un lavoro che si fa in un giorno, ci ho messo circa un anno per farlo, e dovevo rappresentare più o meno tutta la realtà dai paesaggi, dai vigneti, come si rappresentavano, che tipi di vigneti c'erano in Ticino, e nello stesso tempo dare un po' un'illustrazione di come cresce una pianta della vigna, per cui seguire per tutto l'anno tutta l'evoluzione della crescita, partendo dalle piccole bacche, arrivare alla maturazione, poi in seguito alla vendemmia e alla lavorazione. Quindi seguire tutto il tempo, con tutte le varie lavorazioni, dai trattamenti ai tagli, e poi fotografare le persone che lavoravano questa vigna, quindi i vari viticoltori, che non tutti sono così facilmente disponibili a farsi fotografare, a essere abituati di fronte a una macchina fotografica a decidere di fare un po' gli attori. E nello stesso tempo poi dovevo fotografare le cantine dove il vino viene poi trattenuto e dove il vino matura e poco per volta viene quello che poi noi gustiamo. E nello stesso tempo un altro capitolo che abbiamo pensato di fare era l'abbinamento principale al vino e la gastronomia, per cui individuare una serie di ricette che potessero essere fatte e presentate tutte con la presenza del vino. Parliamo un po' di alcune cifre. Io tendenzialmente presento, quando ho presentato questo libro, e questa non è la prima volta, l'ho presentato sia in Ticino, l'ho presentato a Milano, l'ho presentato a Venezia, in vari posti, ma ero sempre accompagnato da qualcuno che parlava della parte tecnica. Per cui vi prego, se vorrete farmi delle domande, non fatemi delle domande sulla tecnica, perché ho raccolto qualche piccolo dato che lo scrittore Bruno Bergomi, che mi ha accompagnato in questo viaggio nel vino ticinese, mi ha trasmesso, ma passeremo abbastanza in fretta a questa parte. Comunque, il Ticino, lo conoscete, è piccolo, è una zona piccola, molto montuosa,
fino al 1850, prima della Ilossera. c'erano circa 6.000 ettari di vino, di zone coltivate a vigna mista anche ad altre colture. Poi è arrivata la filossera e ha distrutto tutti i raccolti. E oggi come oggi, il vino, la superficie vinata in Ticino, al di là del fatto che ci sono molte più case turistiche, alberghi, fabbriche, eccetera, eccetera, siamo arrivati a una superficie di 1.000 ettari. 1.000 ettari, vuol dire circa 6 milioni di bottiglie, anche perché, diciamo, si sta cercando di fare soprattutto vino di una certa qualità e non di quantità. I produttori in totale sono 3.000, 3.400 circa. Visto, ecco. Sono circa 3.400, quindi una certa quantità, ma chi ha veramente un'industria abbastanza pesante, relativamente al Ticino, produce al massimo 1 milione di bottiglie. Allora, per fare un ordine di idee, il Ticino produce su tutto il suo territorio quello che produce in Italia l'isola di Ischia. Abbiamo già fatto un po' le proporzioni. Quindi è tutto lì. Abbiamo un'unica azienda che produce 1 milione di bottiglie e il resto sono ci sono altre 7 aziende che producono il 70%. Il resto sono tutti produttori più piccoli, fino a che abbiamo tanti produttori, ne abbiamo addirittura 114 che producono meno di 1.000 bottiglie. Quindi meno di 1.000 bottiglie dicono niente, è una produzione quasi familiare, ma che viene comunque all'interno del Ticino considerata come una produzione, tra virgolette, professionale. Tutto il vino che viene prodotto in Ticino non va all'estero, ma viene venduto in Svizzera, salvo rare eccezioni. Viene venduto in Svizzera perché ha anche dei grossi problemi di esportazione. È difficilissimo esportarlo. Per dirvi un esempio, quando c'è stata l'Expo a Milano, e quindi la Svizzera voleva presentare anche il suo proprio vino, esportarlo da Mendrisio a Milano sono 40 km circa, un confine impossibile. Il vino dall'Italia arriva in Svizzera senza nessun problema, dal Ticino all'Italia impossibile. Allora cosa si è dovuto fare? Dal Ticino si è esportato in Germania dove non c'è nessun problema e poi dalla Germania naturalmente è arrivato all'Expo senza nessun altro problema. Questi sono i nostri problemi, che poi sono problemi relativi, perché in effetti tutto il vino, essendo smerciato, non c'è un resto, non avanza niente. Insomma, lei mi dice che qualcosa Beh, abbiamo una forte avanza. concorrenza con i vini italiani. Ah, quello sì, e quelli infatti loro possono arrivare tranquillamente. Il Ticino come è fatto? Bene o male tutti lo conoscete. Abbiamo il sopraceneri e il sottoceneri. Nel sottoceneri si produce circa i 2/3 di tutto quello che si produce in Ticino. E come vediamo il sopraceneri è molto più grande anche. Ed è, diciamo, diverso al di là del clima, è diverso anche morfologicamente. Il terreno della Sottoceneri è un terreno più calcareo, mentre nel Sovraceneri abbiamo un terreno più granitico, quindi proprio anche al di là di quello che è il clima c'è proprio anche una differenza proprio di morfologica di terreno. Questo è un pochino, diciamo, la descrizione di quello che è il nostro territorio, però quello che a me premeva molto e che mi ha molto colpito è parlare proprio dei personaggi del vino. Come vi ho detto prima, abbiamo una parte di foto di terreno in piano, ma soprattutto terreno di montagna, con
Questi sono i vigneti che ci sono alla Biaschina, nel punto più alto del Ticino. E questi sono i vigneti dove si lavora il vino in Ticino, in montagna. Vedete che l'omino, il viticoltore, ha la gerla e lavora ancora tutto a mano. Per questo che parliamo di vino da eroi. Questa è una foto che rappresenta a me molto, è una foto dura, è una foto secca che rappresenta un po' la graniticità di questi muri, di queste scale dure che questi uomini si fanno con le loro gerle. Parliamo un attimo di questi uomini, che sono per esempio Robin Garzoli, che è un ragazzo giovane di Maggia. Maggia, siamo nella parte alta del Ticino, appunto, in mezzo alle montagne. Lui adora il suo vino ed è uno degli eroi proprio perché ha deciso di rivalorizzare un vecchio vigneto che non esisteva più, però non esisteva più proprio perché era irraggiungibile, non si può raggiungere se non a piedi, anche un mulo ci arriva a fatica. E quindi cosa ha fatto? Lui ha detto: no, io lo voglio ricostruire, perché il vigneto che ho sempre, che i miei nonni coltivavano, sta andando in rovina, è su in montagna. È fatto con queste pietre, non ha le pergole sono di granito, perché il granito è il territorio proprio delle montagne. E c'erano tutte queste pietre, queste pergole di granito e queste pietre verticali che sostengono gli assi orizzontali, si chiamano carache. Prima operazione, con l'elicottero ha fotografato e ha fatto una mappa precisa di tutto il territorio, di tutti quelli che erano i futuri muri, i vecchi muri e di dove erano messi questi carache. Poi con alcuni amici ha smontato tutto e ha ricostruito tutto il vigneto in base alle mappe che erano state fatte con l'elicottero. Questo è Robin Garzoli. Robin Garzoli, che io fotografo, che l'ho fotografato accanto a una vecchia recipiente per il formaggio, per cuocere il formaggio, perché lui poi sono dei personaggi anche un po' strani questi signori qui, perché per esempio lui dice: sai, io quando il vino ha un sapore un po' strano, io lo metto in questo pentolone del formaggio, e poi siccome c'è il rame che lavora, non so, magari serve, magari non serve, ma però io lo lavoro così. Ma lui è anche un po', tra virgolette, bizzarro, siccome non ha una vera cantina, perché non ha grossi mezzi, adesso si sta ingrandendo, tutti i vinificatori, lui dove li ha messi? Non in cantina, non all'interno, di uno stabilimento, ma nel vigneto, perché lui ha tutto il suo vigneto e in mezzo c'ha i vinificatori. Per cui l'uva viene raccolta, viene pigiata e poi immessa nel vinificatore, perché anche lì sono personaggi, ribadisco, hanno il loro carattere, sono tutti diversi uno dall'altro, ma sono tutti molto amanti del loro lavoro. E lui dice: sai, l'uva era prima qui sulla pianta, adesso io l'ho pigiata e la metto dentro nel vinificatore. E siccome però a Maggia c'è anche un clima particolare, perché quando io faccio la vendemmia, di notte la temperatura scende molto, allora c'è, io non me ne intendo di vino, io lo bevo, mi piace molto, ma non sono un grosso intenditore. Lui mi dice: sai, così lavora in una certa maniera, non ho bisogno di raffreddarlo tecnicamente. E vabbè, comunque questo è Robin Ma durante Garzoni. il giorno? E durante il giorno si scalda. Ecco, Ecco. questo è il vigneto che poi dopo viene ricostruito. Come vedete, qui ci sono i carass, la parte alta è in legno e la vigna ha avuto modo di svilupparsi. Chiaramente questo è un vigneto che non renderà mai una lira, perché è un vigneto che si raggiunge o con l'elicottero, e allora i costi salgono, per poche bottiglie non vale la pena, oppure l'uva viene raccolta
messa in cassette e poi con una strumento, una specie di zaino che si chiama cadola, viene portato a valle dove viene poi vinificato. Quindi questi sono lavori che io chiamo proprio eroici, di grande passione, ed è proprio bello anche il fatto che questi eroi rendono bello il nostro Ticino, perché per arrivare a questo vigneto hanno dovuto comunque mettere a posto il sentiero. I turisti che arrivano si vedono un bel vigneto vicino a una bella chiesa, vicino a una bella cascata, e quindi dobbiamo anche ringraziare loro se il territorio del Ticino, ma poi la cosa si ripeterà in tutto il resto della Svizzera, però io parlo di quello che conosco. E ho visto veramente delle zone dove, grazie appunto a questi sforzi di vinificazione esasperata, il territorio è stato recuperato. Il problema è un problema anche logistico, che questo terreno in zone, per esempio, come può essere Brissago o così, è molto interessante turisticamente. Per cui c'è una grossa speculazione, un grosso interesse da parte di molti di voler recuperare questi terreni che vengono sfruttati semplicemente per la vigna e trasformarli in terreni edificabili. Per cui la lotta di queste persone è cercare di mantenere questi terreni per uso agricolo. Chi è questo signore? Io ho fotografato tutte queste persone, lo vedrete, sul medesimo sfondo. Li ho fotografati in studio, ma no, non li ho, scusate, non li ho fotografati in studio, li ho fotografati al loro posto, ma con una luce da studio, perché io sono comunque un fotografo da studio e mi piaceva applicare una luce da studio a questi ritratti. Li ho fotografati nelle loro cantine, nei loro vigneti, in tutti i posti più strani, con un'unica cosa che li collega, lo sfondo. Io volevo trovare un fil rouge che collegasse tutti questi vinificatori che hanno un carattere totalmente diverso, che sono giovani, che sono vecchi, che sono grandi, che sono piccoli, ma che sono tutti amanti del loro lavoro essenzialmente, da questo fil rouge. E questo fil rouge è questo sfondo che è semplicemente una tela grezza su cui io li ho fotografati tutti. Adesso ne vedremo alcuni. Questo è Cesare Valsan Giacomo, che è il grande patriarca del vino ticinese. Sono stato al suo compleanno 10 giorni fa, compiva 90 anni, è in gran forma, è di una vivacità incredibile, è un uomo che ci ho messo 6 mesi per raggiungerlo, e Cesare Valsan Giacomo dice no, io adesso non ho tempo, le do 20 minuti, sì, chiacchieriamo un po', eccetera, eccetera. Ebbene, sono stato lì 2 pomeriggi interi a discutere di tutto, perché poi allora, una volta che queste persone si aprono, non smettono più di parlare del loro vino e di come l'hanno fatto e di questo e di quest'altro, e abbiamo passato dei pomeriggi interi. Io, per conoscerlo e per sapere, perché ho sempre cercato di conoscere queste persone prima di fotografarle, non ho mai fatto dei ritratti così a caso. Ho sempre studiato queste persone a fondo per cercare di capire dove avrebbero desiderato essere rappresentati. E lui aveva 2 posti. La sua fattoria vicino a Pedrenate, e lui è stato furbissimo, mi ha detto «Ah sì, Pedrenate, io prima voglio essere fotografato a Pedrenate». E poi così, un pochino discretamente, mi ha detto «Ma poi ci sarebbe la mia cantina di Mendrisio». E allora ho capito che doveva essere fotografato nella cantina di Mendrisio. Ecco qui un altro personaggio. Questo personaggio, lo vedete, è un personaggio molto serio, molto impegnato. Questo è il signor Perler. È un'altra di quelle persone che mi dava 20 minuti. Io adesso, quando vado su, so che quando vado da Perler, come minimo è mezza giornata che vola. Tra un bicchiere e l'altro, un caffè, una visita di qui, questo e quest'altro, e tante, tante, tantissime chiacchiere. Questo signore viene adesso non mi ricordo se esattamente da Bien, o comunque da Bien o lì vicino, da famiglia contadina. Il suo papà ha deciso di fargli fare degli studi di economia, e il signor Perler era molto bravo, è diventato uno dei più grossi dirigenti di Credit Suisse. Si occupava della clientela
estera e degli investimenti in giro per il mondo, negli anni in cui dall'Italia, per esempio, i capitali volevano andarsene perché sì, aveva un po' paura della situazione politica e non bastava portarli in una cassaforte in una banca svizzera, ma investirli chiaramente e diversificare l'investimento su tutto il territorio, fino agli Stati Uniti, dove hanno comprato molti vigneti, per esempio. Quindi lui è ritornato poco per volta al contatto con la vigna. E per scherzo, siccome di soldi ne ha fatti tanti, ha detto assieme ai suoi amici, sentite, facciamoci un vigneto, cominciamo a fare il vigneto, hanno ricominciato a fare il vigneto, hanno fatto il vino, eccetera, eccetera, e poi lui a un certo punto ha detto, sapete cosa faccio? Tolgo la giacca e faccio di nuovo il contadino. E adesso lui ha una tenuta che si chiama Agriloro, una bellissima tenuta, con una cantina d'autore, perché un'altra particolarità un po' sono le cantine d'autore, e questa è stata fatta da un architetto coreano, ha fatto una cantina bellissima in mezzo ai vigneti. Io ho voluto fotografarlo invece proprio in giacca e cravatta come quando era banchiere. E perché c'è il Sauer rosso? Perché il Sauer rosso è il suo camion con cui lui gira, fa, raccoglie la vigna e lui è legatissimo a questo camion. Quindi mi piaceva questo contrasto. E questo invece è Ivo Monti. Ivo Monti lavora a un vigneto che è più che verticale. È sopra, è se voi conoscete un po' il Ticino, Cademario, il piano di Agno, sopra Cademario, di fronte abbiamo un vigneto illustre, e comunque il vigneto di Ivo Monti è un vigneto totalmente verticale, e per raggiungere questo vigneto bisogna salire a Cademario, scendere a picco di nuovo, perché non esistono strade per arrivarci. Poi quando ci si arriva, circondati da questo vigneto, si arriva e c'è una casina qui, una casetta là, un corridoio, si entra, arriva, sei qui, sei là, eccetera, eccetera, venite, andiamo a bere il caffè, andiamo a bere il caffè. Mattino 9:30, naturalmente mi accompagna Bruno Bergomi, che è stato il mio mentore, e che è un uomo della terra, un uomo che è di origini proprio agricole e ha fatto il giornalista per la radio della Svizzera italiana. E mi accompagni, ci andiamo, 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 ci infiliamo dentro, passiamo il corridoio, arriviamo e diciamo, allora beviamo un caffè, nota, 9:30 del mattino, e il caffè, niente caffè, bottiglia di vino, compare la bottiglia di vino bianco, formaggi, salamelle, questo, e si comincia, anche lì e si chiacchiera, e si parla, e fuori piove, ed è, ah, te visco come piove, eccetera, eccetera, e va avanti, e si finisce e il vino va via, e finisce il vino, ah guarda che adesso proviamo del rosso, e via si parte col rosso, saranno state le 10:15, e così siamo andati avanti tutta la mattina, però intanto io assorbivo questo terreno, assorbivo questo amore, questi apprezzamenti, questi silenzi che si creavano tra un sorso e l'altro, tra un formaggio e una salamella, proviamo quello, proviamo quest'altro, e poi la grappa, e poi una cosa. Comunque, per quello che vi dico, è stato un lavoro molto lungo e molto, molto faticoso. e Ivo Monti è un personaggio così, è fatto così, lui è proprio così. Abbiamo fatto, per riuscire a portare tutte le macchine, per entrare in questa cantina, bisogna scendere in una specie di montacarichi, perché non si scende a piedi, non c'è scala, non c'è spazio, è tutto scavato nella montagna, e lui colleziona cappelli, e lui gira sempre col cappello, d'estate, d'inverno, sempre cappelli dei Panama, di questo genere, è un personaggio così, e anche nello stesso tempo un personaggio, tutta la sua famiglia. Purtroppo il papà non sta più bene, non so neanche che come sia, però sono anche, si dedicano al terzo mondo, cioè hanno anche, non sono persone che sono limitate alla loro piccola cantina, si guardano in giro, loro viaggiano, e nel terzo mondo fa del benevolato. Ha un'associazione, organizzano una scuola, danno dei soldi per una scuola, fanno questo e fanno quest'altro. Cioè, quindi è gente che sono piccoli, ma nello stesso tempo sono molto aperti. Oh, qui abbiamo un altro personaggio, sono tre, ma chi conta è uno, il gatto.
Ebbene, lei è Yvonne Toriani. Yvonne Toriani ha un piccolissimo vigneto vicino a Gudo, ma credo che faccia 3.000 bottiglie, non di più. E chi è Yvonne Toriani? Yvonne Toriani era un'assicuratrice di quelle che andavano dai contadini a fare le assicurazioni contro la grandine, contro questo, contro quest'altro. E lei ha passato tutta la vita a fare questo. E intanto ha conosciuto i contadini, e questo, quest'altro. E a un certo punto anche lei si è stufata di fare l'assicuratrice, ha detto basta, io smetto di fare l'assicuratrice, faccio la vinaia, la vignaiola. E ha un vigneto piccolissimo, adesso adagio adagio ogni anno si ingrandisce un pochino. Ha delle aiutanti donne e basta, non ha niente contro gli uomini, però lavorano in pochi, fanno questo, e poi ha soprattutto questo gatto che è il suo gatto che l'accompagna dappertutto. Come vedete, anche qui c'è sempre il fondo di pietra e un ambiente che loro hanno un po' scelto, che avevano piacere di usare come teatro. E questo invece è un giovane. Questo è Fabio Zanini, si chiama Fabio Zanini. Un ragazzo che a vederlo è timido e duro come le montagne in cui abita, anche se in effetti non sono proprio montagne, perché qui siamo sopra Bissago. Ah, forse il vigneto più bello, con la vista più bella sul lago Maggiore, sulle isole di Brissago, è in un posto incantevole. E io quando sono andato a trovarlo, dove lo fotografo, c'aveva una cantina, sì, piccolina, ma proprio troppo piccola, non c'era niente di bello, non c'era una strada, andiamo a vedere il vigneto, andiamo a vedere il vigneto, sì, il vigneto, vai su, e il vigneto era in mezzo alla campagna, corrente elettrica, lì non c'era niente, quindi ho detto sì, la foto si fa qui, voglio un cavo di corrente elettrica di 100 e passa metri che mi porti corrente, perché come vedete è una luce finta, non è una luce del sole. Io arrivo domani, dopodomani, non mi ricordo, preparatemi la luce, il cavo e facciamo le fotografie. Ho detto poi vedremo come farlo, perché mi sembra talmente timido che questo non lo smuovo ma neanche con carri armati. E invece in 10 minuti abbiamo fatto tutto, perché al momento in cui lui si è seduto, si è messo lì, è diventato un fotomodello. In un secondo, tac, fotografie, una dietro l'altra, avrò fatto una quindicina foto, poi ho detto Fabio, ciao, finito, basta, andiamo a bere. E siamo andati tranquillamente assieme al suo papà. E abbiamo fatto questa fotografia di questo vigneto, e questo vigneto è veramente bello, e per dirvi, è un vigneto fortunato, perché ha due soli. Perché c'è il sole diretto e il sole che picchia sul lago e che rimbalza, per quello diciamo che ha due soli. È in una posizione incredibile, veramente incredibile. È un ragazzo che si sta impegnando molto, si sta impegnando molto, come dicevo, anche a evitare che la speculazione edilizia tolga spazio ai vigneti, perché è giustissimo che uno che ha un terreno abbia voglia di farsi una casa, però che dove ci sono i vigneti vengano tolti per fare delle case non mi sembra una cosa molto, in un paese dove appunto c'è una mancanza di vigneti. Oh, questi qui invece sono due personaggi veramente, i fratelli Meroni, sono i gemelli Meroni. Prima di tutto trovarli è stato difficilissimo, perché con Bruno, appunto per cercare di fare un contatto e capire dove fotografarli, è difficilissimo. Lui andava in un posto, loro erano nell'altro, eccetera, eccetera, impossibile da incontrarli. Finalmente con Bruno abbiamo detto, vabbè, fotografiamoli nella loro cantina. Sì, ma dov'è la loro cantina? Non hanno cantina, hanno un garage. Dove? Sotto la chiesa. Sotto la chiesa di Biasca c'è un garage dove c'è un disordine disumano. E lì c'è la loro cantina. E allora ho detto no, questi dobbiamo fotografarli da lì. E allora li ho fotografati. Come vedete c'è uno sfondo di garage, macchine, fili, tubi che vanno e che vengono. E questi due sono, li dico, un po' pazzi, perché per esempio uno dei due mi dice, ostia, non mi hai trovato perché sono stato in giro tutto il giorno. Uno lavora e fa l'autista per lo scuolabus. Perché chiaramente non sono professionisti. Faccio l'autista per lo scuolabus e guarda, mi è successa una cosa terribile.
Mi sono accorto che sono girato tutto il giorno con un allievo nascosto in macchina, perché questo si è nascosto in macchina e io non lo sapevo, e io ho girato, sono andato in giro di qui, di là, sono andato a bere, a mangiare, eccetera. Poi la sera arrivo a casa, c'era ancora questo qui in macchina. Ecco, il livello dei personaggi è questo. Scusi, ma a livello di autorizzazioni, è possibile avere una cantina sotto una chiesa, una cantina vinicola? Non esistono autorizzazioni a questo livello, lì esiste la poesia e basta. No, Perché qua in Italia c'è tutto. no, no, lì c'è spazio, sono tutti gente che non è magari professionista, ma... Ecco, questi invece sono gente un po' più importante, i Matashi, che sono però degli artisti anche. A lei è Fabiana Matashi e lui è Paolo Matashi, lui è un collezionista d'arte. Infatti l'ho fotografato con un pezzo di una sua collezione. Lei è enologa, sono stati quelli che negli anni 60 hanno cominciato a vinificare e a esportare il vino negli Stati Uniti, alla Casa Bianca, ai tempi di Nixon, se non sbaglio. E lui invece è un collezionista d'arte, ma un collezionista d'arte che non ama tenere le cose per sé. Allora cosa ha fatto? Ha preso un capannone in mezzo ai vigneti lì del piano di Magadino, l'ha riempito di tutte le sue opere e quando uno vuole andare lì va. Basta che lui 2 volte alla settimana tiene sempre aperto e poi su richiesta uno può andare a vedere le sue opere. C'è un pianoforte, se uno vuole suonare il pianoforte lo suona, è aperto alle scuole, è aperto a tutti, e lui dice: ma io, a me piace comprare le opere d'arte, però mi piace farle vedere. E siccome di spazio non ce n'è tanto, lui ha preso un capannone e l'ha riempito delle sue cose. Questi sono i personaggi, per dirvi la differenziazione. Questi sono grandi, grandi compatibilmente con la grandezza del Canton Ticino, chiaramente, non sono i vignaioli italiani, chiaramente. E questo invece fa parte del gruppo degli svizzeri tedeschi. Lui è Kaufmann. Sono gli svizzeri tedeschi che negli anni 60-70 sono scesi in Ticino, i von der Krone, gli Zundel, e sono scesi in Ticino a coltivare il vino. E diciamo che anche grazie a loro che c'è stato un miglioramento della qualità. Lui adesso si è ritirato in pensione e infatti l'ho fotografato così come l'ho trovato, a piedi nudi, era lì con degli amici, lì nel cortile di casa sua, e l'ho fotografato così, così com'era e basta. Vediamo altri personaggi, la Anna von der Krone, appunto di Zurigo, anche lei si è trasferita in Ticino. Lei ha questo vigneto molto carino, è una bellissima cantina. Vicino a Lugano, a Barbengo, è una cantina molto moderna che nello stesso tempo è la loro stessa casa. Loro dicono: per noi è un tutt'uno, ma nello stesso tempo lo vogliamo separato. Per cui c'è una netta separazione tra quello che è sempre lo stesso edificio, però c'è un lungo corridoio che separa quello che è la casa da quello che è la cantina. Questo vi do giusto delle idee di. Per farvi sentire come queste persone hanno un grande affetto per il vino, ma nello stesso tempo per le loro famiglie e nello stesso tempo come sono veramente diversi l'uno dall'altro. Lei invece è la Gabi Giannini. Lei ha un vigneto, non so se forse è passato al castello di Morcote, un bellissimo vigneto che. Io ho fotografato in pieno inverno, contro il suo volere assoluto, perché lei non voleva. Io perché l'ho fotografato d'inverno? Perché devo dire una cosa, che i vigneti sono molto belli, i posti sono tutti molto belli, però sono sempre tutti verdi. E però dopo un po' ci sono delle foglie, sono tutti uguali, quindi ho cercato di differenziarli un pochino. E quindi il suo ho scelto di fotografarlo in pieno inverno sotto la neve. Lei non voleva perché diceva no, perché era bruttissimo, perché è bello invece verde. E invece poi ha accettato perché poi è venuta una bella fotografia che vi farò vedere. Lui invece è un altro personaggio che non è sul solito fondo, perché lui non è un
un viticoltore, ma lui è Paolo Basso, che è un sommelier che è stato campione del mondo nel 2015 o 14, ecco. E comunque anche lui fa parte della realtà ticinese, quindi è una realtà dove questo vino che è iniziato, il vino in Ticino, diciamolo pure, ai tempi del mio papà, quindi prima degli anni 60, a volte era un vino veramente imbevibile, tant'è che si beveva nei grotti, in famiglia, nelle tazzine, con la gazzosa, perché allappava talmente la bocca che era imbevibile. Poi però negli anni 60 si è cominciato a capire che bisognava migliorare la qualità, per cui hanno molti, intanto si è capito quale cepage scegliere e è stato scelto il Merlot perché era un cepage molto resistente e quindi si è andato con il Merlot. Poi negli anni 60 la qualità è migliorata, negli anni 80 hanno cominciato a fare il vino in barrique e quindi poco per volta la qualità è aumentata e tutto il mondo che circonda ha cominciato a diventare un mondo più, tra virgolette, professionale. Professionale ma sempre molto, diciamo sempre molto artistico se vogliamo.